a te e a tutti ciurma e benvenuti da Giocherina in questo nuovissimo episodio su The Last of Us. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con i like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 30 like ragazzi. So che ce la possiamo fare, me ne chiedo veramente pochissimi e per voi è soltanto questione di un secondo. Per cui mi raccomando spolliciate. Ed eccoci finalmente qua di ritorno anche su The Last of Us ragazzi. Ovviamente dopo che la volta scorsa siamo riusciti quindi a raggiungere assieme ad Ellie questo famoso laboratorio delle luci. Fatto sta che c'è qualcosa di strano, perlomeno così sembrerebbe ragazzi, perché il luogo non è sorvegliato da nessuno, sembrerebbe non esserci nessuno, le zone circostanti erano comunque zeppe di infetti e quindi c'è qualcosa che puzza un po' tanto, per cui direi di andare a vedere cos'è. E l'ultima volta ci eravamo fermati esattamente qua. Siamo riusciti ad entrare, abbiamo dovuto perlomeno per ora dire ciao ciao al nostro caro cavallo Callus. Lo so Ellie, adesso vedremo di scoprirlo un attimino. Intanto ovviamente guardiamoci intorno, non perdiamoci nulla che potrebbe esserci utile. Quindi vediamo se anche in queste stanze c'è qualcos'altro di abbandonato. Vediamo, 25 ingranaggetti, ci piacciono assolutamente. E qua c'è un banco da lavoro. Credo che sia un buon posto per lavorare. Attenzione, fermi fermi. Allora ragazzi, visto che ci siamo, direi di aumentare la velocità di ricarica del fucile a pompa. Servono due attrezzi e 30 parti, per cui per questo siamo a posto. Io direi di migliorare il rinculo ragazzi della shorty, che comunque si è rivelata essere veramente molto molto utile. La velocità di ricarica del diablo ovviamente. Questo pure potrebbe essere molto interessante ragazzi, rendere i proiettili del fucile da caccia perforanti, il che ovviamente permette all'arma di attraversare addirittura le corazze, quindi direi di sì. Miglioriamo ulteriormente la velocità di ricarica del fucile da caccia, che pure potrebbe essere utile. La velocità di ricarica del lanciafiamme. La portata dell'arco, perché no, visto che ci siamo. E la portata del fucile a pompa, che pure può essere utile. Per cui ragazzi, ho usato praticamente quasi tutti gli ingranaggetti che avevamo. Direi che abbiamo fatto un bel po' di migliorie, il che ci va ovviamente di lusso. Ma qua regà è un deserto, cioè che cacchio è successo qui? Che fine hanno fatto le genti che avremmo dovuto incontrare qua? Cioè non... quanta bella robetta, wii. Non so Ellie, sono perplesso quanto te, non ti credere. Cioè, in effetti, come dicevamo prima, è molto strana questa cosa. Davvero molto strana, perché ci aspettavamo di trovare le luci qui. Eppure, oddio. Ehi, luci! Qui c'è la cura per l'umanità. C'è nessuno? Ma di qua c'è altro. Facciamo piano finché non capiamo quello che succede. Appunto, non dovremmo tanto attirare l'attenzione, se proprio la dobbiamo dire tutta. Ma di qua ci sono stata un attimo fa, vero? No, qua non ci sono stata un attimo fa perché quest'armadietto non l'ho aperto. E ci sono 10 ingranaggetti che anche fanno comodo. Di qua c'è altro? No. Ottimo, direi che ho esplorato l'esplorabile. Perlomeno così mi sembra, perché di qua ragazzi non c'è più nulla, quindi continuiamo da questa parte. Vediamo se riusciamo a scoprire qualcosa, perché mi puzza di merda, di cacca pupù. Cosa niente dice Joe? Inutile. Non c'è niente di interessante, solo robaccia medica. Quindi non nessuna capisco. È nessuna sembra che info. Abbiano fatto tutte le valigie e siano scappati. Beh, forse non tutti. Stammi vicino. Sì, quindi cioè per ora nessuna particolare info riguardo chi ci fosse prima qui e che cosa diavolo sia effettivamente successo. Quindi Ellie, io cioè fossi in te non mi allontanerei poi tanto, quindi stammi incollata alle chiappe, perché i rumori molesti
in luoghi abbandonati come questo ovviamente non ci piacciono. Allora, di qua non si può ulteriormente salire. L'ascensore ovviamente, figuriamoci, è completamente fuori uso, ci mancherebbe. E quindi andiamo, niente, Ellie va, lei va, lei guida la squadra da un attimo a sta parte. Ah, la vuoi aprire tu? Scusa, scusa, non posso manco più aprire le porte, ti sai difendere da sola nel caso ti dovesse aggredire qualcuno? È un buon segno, no? Se scopriamo dove sono andati... Appunto, cioè se ne sono andati, perché a questo punto il dubbietto mi viene. Allora, qua possiamo aprire la porta. Prima di aprire eventuali altre porte, direi di vedere un po' tutto. Registratore dell'ufficio, cosa dice? Gli infetti hanno ucciso altre due guardie. Ci sarà un'altra riunione sulla sicurezza del laboratorio. Ci sono le nostre strumentazioni, i nostri dati. Tutto il personale si è abituato a vivere qui. Condurrò un altro esperimento prima che questa incompetenza mi faccia impazzire. Quindi erano effettivamente qui, questo lo testimonia, e testimonia anche il fatto che ovviamente il posto evidentemente non era più tanto sicuro. Allora, che cosa ci possiamo fare? Possiamo, ragazzi, migliorare l'arma corpo a corpo. Direi di farlo, perché comunque può essere utile in certi tipi di momenti. E per ora, ok così, quindi posso raccogliere anche quest'altro nastro adesivo. Deve essere successo qualcosa di ancora più grave. Possiamo aprirla sta porta o possiamo passare da qua? Possiamo passare da qua, ovviamente. Avrei potuto aprire la porta, ma non mandava. Volevo passare dalla finestra e saltare come nella pubblicità dell'olio cuore. Ma qua non c'è nulla. Altri cassetti, altri sportelli, altri cassetti, sì. Ok, pillolette. Ok, nessun altro sportello. Di qua. Comunque, raga, sta situazione, ve devo dire sinceramente, non mi piace per niente. Perché, cioè, è tutto fin troppo tranquillo. Ok che il posto è stato abbandonato, se ne sono andati, ma qua c'è qualcos'altro dietro che probabilmente scopriremo. E quindi non mi ispira fiducia, ma proprio per niente. Era solo il rumore della porta. Ok, ah, perché qua, raga, si deve andare in allarme per la minima coda. Comunque questo posto è immenso, tra l'altro. Bello perché ci sono tanti cassetti, tante belle cose da raccogliere. E questo ci fa super felici. Qua altri cassetti? No. Va bene. Dovremmo vedere di arrivare tipo a un punto cruciale di tutta questa questione. E tutto questo corridoio immagino che non mi varrà come esplorato. Oh sì, ci sono entrata, qua ci sono andata. D'accordo, allora io direi di impugnare un'arma nel dubbio. Qua non c'è nulla, qua non c'è nulla. Ellie? Oh, merda. Probabilmente sono clicker, giusto? No, i clicker non si nascondono. Ok, allora cosa diavolo dovrebbe essere? Cos'è? Cioè, non andiamo a vedere, non ci preoccupiamo di niente? Cioè, il fatto che non siano clicker ci dovrebbe consolare o ci dovrebbe far preoccupare ancora di più? No, chiedo per un amico. Radiografia dei funghi. Della crescita dei funghi sul cervello del paziente. Bello, bello, bello vederlo dall'interno. Davvero interessante, vabbè. Comunque... Oh shit. Mannaggia le scimmie. Non sono clicker. Sì. Mannaggia le scimmie. Io già stavo tipo wow, tipo Jackie Chan. Beh, tipo, magari nel fatevi avanti. Si sono trasformati in scimmie. Guarda, cerchiamo ancora, troveremo qualcosa. Dopo tutto quello a cui abbiamo assistito, non mi stupirei più di niente. Manco della trasformazione in scimmie. Assolutamente. Registratore del laboratorio, ascoltiamolo. Quattro bancali di strumenti di laboratorio imballati e pronti a partire. Ora resta da decidere cosa farne di voi.
dopo compromesso dovrà essere soppresso. Sapete che vi dico? Che si fottano! Siete state voi a sopportare sacrifici maggiori. Se c'è qualcuno che merita di uscire vivo da qui... Ehi, state buone! Mi sa che non ha fatto una bella fine. Okay. Fortuna che non abbiamo avuto a che fare con quelle scimmie. Non dice dove sono andate. Già, proseguiamo intanto. Sì, ma a noi non ci interessa un cavolo delle scimmie. Noi vogliamo sapere gli esseri umani che stavano qua, che avrebbero dovuto aiutarci. Dove minchia sono? Vabbè, comunque pure le scimmie a quanto pare, ragazzi, sono infette e hanno evidentemente eseguito degli esperimenti anche su di loro. In effetti questo era un laboratorio, quindi non mi stupirebbe. Purtroppo sappiamo benissimo che usano gli animali come cavie, appunto, per vari esperimenti. Comunque, procedemus. Ancora e ancora. Dobbiamo spingere. Spingi, Joel. Televisione. Perché mi ha disattivato i sottotitoli? Vabbè. Dettagli. Questo direi che è bello che è morto. Le ragnatele lo confermano. Se stai cercando le luci, hanno levato le tende. Ma davvero? Io sono morto. O lo sarò presto. Mi sono preso del tempo per riflettere. Ci sono stati anni in cui pensavo soltanto una cazzo di perdita di tempo. Non ce la faccio più. Andiamo. Stai cercando gli altri. Sono tutti tornati all'ospedale St. Mary di Salt Lake City. Li troverai là. Che tentano ancora di salvare il mondo. Buona fortuna. Sai dove si trova? Ok. Conosco la città. È lontana? Non è vicina, voglio dire, ma a cavallo. Che c'è? Oddio, sono le luci. Oh. Sta giù! Non sono le luci, Ellie, ma pure te. Oh, Cassius. Non ho capito perché mi ha dovuto disattivare i sottotitoli. Diavolo sono però quei tizi? E chi vuoi che siano, Ellie? So dove andare. Usciamo di qui. Quindi dobbiamo raggiungere adesso quest'altra città, ragazzi. C'è sta poco da fa. Quindi dovremo raggiungere questo benedetto ospedale. Allora, fucile a me, pistola a me. Quindi adesso fatemi capire. Cioè, dovremo rifare tutta la strada a ritroso, davvero? Mo dobbiamo sperare. Oddio, sta arrivando cattivissimo il bastardo. Mannaggia santa, guarda un po'. E che vuoi che faccia? Che gli porti il tè coi pasticcini? Ma pure te, Ellie. Cioè, non lo so. Dovrei accoglierli, cantargli la canzone del benvenuto. Qualche altra roba. Adesso con calma, perché ne vedo parecchi qua in giro, davvero parecchi. Allora, questa magari potrebbe essere utile se però mi avvicinassi un pochettino di più. Sparassore da bello. Proviamo ragazzi, vediamo se è un attimo efficace. Boom, bitch! Minchia, dritta in faccia. Mi è piaciuto. Allora, fucile. No, se te muovi all'ultimo, bastardo. Dovete morire. Fateci passare, mannaggia santa. Su. La situazione si fa critica, ragazzi. Veramente critica. Ma sarebbe fantastico. Oh, che è? Maledetto pezzo di merda. Ellie, togliti da in mezzo alle palle. Perché ti spari? Oddio. Facciamo così, guarda. Facciamo prima. Ecco. Dritta, a posto. Cazzo. Lo so, cazzo sì. Oh, ok. E non te mette più in mezzo ai maroni quando sto sparando a una persona, ok? Allora, via, Ellie! Li abbiamo finiti? La musica sembra... Ah no, ti sarebbe piaciuto, Sarebbe stato bellissimo. Boom, bitch! Chi altro ne vuole? A te? Boom, bitch. Ecco. Niente, ragazzi, ve la siete cercata? Che volete che vi dica? Continuano ad arrivare di prepotenza, ma proprio prepotentemente, E io c'ho delle belle cosucce con cui accogliervi. Ma quindi adesso dovremmo uscire da dove siamo arrivati, suppongo, no? Oddio, chi vedi? Mi ho tornato da Callus, vero? Ah,
Sorida! Ellie, hai una stracazzo di pistola! Mira! E spara! E me vuoi far ammazzare? Ok, allora mi sa che ci conviene scambiare, ragazzi. Perché questa ha più utilizzo. Oh cavolo! È bello! È bello di casa, ma tu guarda un po'. E chi è? Non lo so, ok. Andiamo! Porca vacca! No, 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 te non hai preso proprio niente. Ellie, spara! Spara! Ellie! Ah! Oh, Marta! Ma cazzo? Oddio! Ok, ora devi tirare. Ok. Ok, sei pronto? Uno, due, tre. Oddio! Oddio. Raggiungi il cavallo. No, regà. Non vedo nessuno. Andiamo. Ma come fa a stare in piedi? L'ha attraversato da parte a parte. Joel, come va? Ma come cazzo vuoi che vada? Ma che domanda è? Puoi occuparti della finestra. Già. Ok. Ma come fa? Come fa? Avanti, muoviti. Ti vedo. Merda. Forza, amico. Resta qui. Aggiro lo stronzo. Ellie. Questo tutto perché... Cioè, quello mi stava aggredendo. Ma perché lei non ha provato a sparargli? Vieni fuori o vuoi risolverla con te. Oh. Merda. Piccola. No. Regà, con una ferita del genere. Cioè, io la vedo... La Dobbiamo vedo male. Sto bene. Non stai bene, Joel. Andiamo adesso. Cioè, una cosa del genere può essere seriamente gravissima, ragazzi. Muoviti. Cioè, l'ha trapassato. Qui non c'è nessuno. Veloce. È veloce, Ellie, ma mi sta facendo incazzare sul serio. Ma ti rendi conto o no di quello che gli è successo? Cavolo. Qui, appoggiati a me. No. Puoi camminare? Sì. Allora cammina, cazzo! Mo ce la manna a questa, ragazzi, eh? Avanti. Ecco l'uscita. Raga, greve, greve, non mi ricordavo sta cosa, Non me la ricordavo proprio, mi ha colto alla sprovvista. Non me lo ricordavo, Ehi! Cavolo. Joel! Dietro di te. Cosa? Ali... La ragazzina Stai è armata. Oh, merda. Piccola stronza. Oh! Vieni, alzati. Metti il braccio attorno a me. Bene, andiamo. Giuro che se ti tiro fuori di qui, ti faccio cantare per me. Ti piacerebbe. Minchia, regà. Cioè, allora, queste sono... Aspetta qui. Sono quelle cose che uno appunto non si aspetterebbe. Perché comunque uno magari si aspetta di vedere, no? Il protagonista sempre a posto.
Quindi quando gli succede qualcosa del genere... Oh, molla il cavallo, pezzo di merda. Prendi il cavallo. Mamma mia, come lo fa a caricare là sopra? Come farà a salire là sopra? Cioè, gli deve fare un male cane. Riesce a salire? Minchia, regà. Oh. Poi tra l'altro a cavallo, minchia, gli deve fare ancora di più male. Cavolo, regà. Siamo al sicuro. Ma morirà dissanguato. Joel. Joel. Oh, merda. Joel, dai. Alzati, alzati, alzati. Devi dirmi cosa fare. Forza, devi alzarti. Ed è inverno. Scusate il silenzio, ragazzi, sono veramente spiazzata. Cioè, veramente una spiazzatissimo. Non durerà a lungo. Questione di sopravvivenza, ragazzi. È brutto, ma è così. Oh, cavolo. Lo spaventeresti. Ma poi la sai ritrovare la strada? Perché io mi sarei già persa, cioè, tempo di allontanarmi dal cavallo già avrei perso l'orientamento. Dov'è? Andiamo a caccia. Eccolo. Oh, Cassius. Andiamo a caccia di cervi, ragazzi. Ripeto, brutto, perché io sono contro la caccia, però contro la caccia per sport, ragazzi, nel senso che, vedete, in occasioni tipo questa, in situazioni tipo questa, in cui se non cacci, regà, e non mangi quegli animali, sei praticamente destinato a morire. Lì è un altro paio di maniche, purtroppo si tratta appunto di sopravvivenza. Quindi dobbiamo vedere di raggiungere sto benedetto cervo, che però è ovviamente talmente furbo da riuscire sempre a scappare non appena sente il minimo rumore. Quindi vediamo, queste sono le sue impronte, immagino proprio di sì. E non ci resta che seguirle, eccolo là in fondo, lo vedo. Andiamo quatti quatti da qui, cerchiamo di non pestare eventuali ramoscelli che potrebbero far sì che si accorga della nostra presenza. Allora, questo potrebbe essere una buona occasione, ragazzi, solo che non so se arriva. Fermo. Fermo un attimo, fermo, fermo, fermo. Oddio, no. Regà, vi giuro, mi dispiace fa sta cosa, però... Che possiamo fare? Niente, a colpire l'abbiamo colpito, però è ovvio che per un animale così grande una sola freccia non basta, quindi continuiamo a seguire le tracce, in questo caso anche purtroppo tracce di sangue, ed eccolo là. Quindi di nuovo ci avviciniamo piano piano, non tocchiamo erba, non tocchiamo rami, non tocchiamo niente e... Piano, vediamo. Piano. Okay. No, l'ho mancato, Cassius. L'ho mancato, raga, sono riuscita a mancarlo. È vero che la mira comunque con l'arco non è precisissima, però sono riuscita a mancarlo. Accidentaccio. Niente, continuiamo ad andargli dietro. Vediamo per quanto tempo continueremo a dargli la caccia. Ecco, m'ha visto, che cazzo di sfiga. No, devi fare piano. Mi sono abbassata, il fatto è che stava guardando giusto di qua, maledizione. Il fatto è che ovviamente, ragazzi, gli animali che sono prede hanno un udito e un senso di ragno veramente molto sviluppati. Procedendo, intanto, cioè, abbiamo continuato ad addentrarci nel bosco. Io non so veramente come faccia Ellie poi a ritornare fino al cavallo, a ritrovare la strada, però
Magari in situazioni di necessità può anche essere che appunto uno migliori le proprie capacità, ragazzi, di orientamento, tutto può essere, quindi eccolo là in fondo, piano piano, solo che da qua la vedo veramente difficile, siamo fin troppo lontani, quindi se il cervo si girasse ci farebbe un grosso favore, evitiamo i ramoscelli. Siamo abbastanza vicini. E porca loca. No, non è che ci ha sentito, ci ha visto. Ogni stracavolo di volta e ci vede. Che palle. Cioè, la seconda occasione che ho avuto, ragazzi, per lanciargli una freccia l'ho sprecata perché mi si è spostata la mira all'ultimo, proprio quando ho deciso di lanciare la freccia. Non so quanto durerà questa caccia, spero veramente non troppo perché... Non è che possiamo stare a perdere mezz'ora solo per cacciare sto benedetto cervo, eh? Anche se la cosa direi che è alquanto verosimile, perché probabilmente ci vorrebbe tanto, appunto. Non è una cosa semplice andare a caccia, assolutamente. Ok. Andiamo avanti. Vediamo un po' quanto siamo vicini. Magari stavolta saremo un pochettino più fortunati. Vediamo un po', facciamo piano... Dov'è? Eccoti qua. È là in fondo. Allora, stavolta cerchiamo un attimino di nasconderci in mezzo agli alberi. Sempre che sia possibile. Ecco, qua ci stanno i rami. Che sfiga, regà. Allora, da qua non credo di riuscire a colpirlo, no? Forse sì. Colpito! Oh, cavolo. Oh, cavolo sì, perché è ancora bello balzellante. Dobbiamo vedere di riuscire a beccarlo, ragazzi, un'ultima volta. Dobbiamo colpirlo un'ultima volta. Vediamo se ne siamo capaci senza farci scoprire. Manco stavolta. Le orme dove portano? Portano di qua. Solo che per ora qui non lo vedo. Si sarà allontanato ancora di più, suppongo. Perché non vorrei fare stupidaggini giusto adesso. E farlo allontanare ulteriormente. È andato di qua. Inseguiamo le impronte, ragazzi. Da brave giovani marmotte. Vediamo di portarci questa grossa preda a casa. Immagino che la carne di un cervo, ragazzi, potrebbe sfamare per un bel po'. Il problema è che senza avere metodi di conservazione, sinceramente non so comunque quanto potrebbe durare, Non lo so, la vedo dura. Allora. Come fai a essere ancora vivo? Minchia, con tutto sto sangue che ha perso e con due frecce in corpo. Bello resistente. Evidentemente non l'abbiamo colpito in punti vitali, ragazzi. Cos'è sto posto qua che c'è un recinto? Le orme portano fino a qua. Ok. Op. Mamma mia, oh, corre, corre, salta, si allontana, scappa. Ovviamente anche lui deve seguire il suo istinto di sopravvivenza. Vediamo un po'. Niente, raga, ha perso tipo 10 litri di sangue. Cervetto, sei qua? Dove sei andata a imboscare? Che posto è questo? Sta capanna qua. Cioè, che poi capanna, sembra una casa, non si capisce. Che cacchio è? Grandioso. Ma dov'è? Va tutto bene. Ma dov'è? Questo posto non è affatto inquietante. Ma assolutamente no. Noi siamo tranquillissimi, vero? È comunque un posto abbandonato. Basta che non ci siano infetti nelle vicinanze. Questo sì. Non vorrei che se sia... Oh. Non mi piace tanto. Oh. Vedevo di sinceramente. È strana questa situazione. Alla fine è morto dissanguato o è morto perché qualcun altro l'ha colpito? Chi è là? Uscite! Chi è? Ehi là! Vogliamo solo parlare. Se ti muovi te ne infilo una dritta in mezzo agli occhi. Idem per il ragazzino. Che cosa volete? È bello. Mi questa chiamo è mia, eh. È mio. E questo è il mio amico James. C'è piacere. Un gruppo più grande, con donne e bambini. Tutti molto, molto affamati. Anch'io. Donne e bambini. Tutti molto affamati. Beh, potremmo fare uno scambio per un po' di carne. Che vi serve? Armi,
munizioni, vestiti. Medicine. Avete degli antibiotici? Ne abbiamo. All'accampamento. Se vuoi puoi seguirci. Non vi seguo da nessuna parte. Il ragazzino va a prenderli. Torna con ciò che mi serve. E il cervo è tutto vostro. Se arriva qualcun altro... Me ne infili una dritta in mezzo agli occhi. Mm-hmm. Perspicace. Minchia, regà, Ellie, eh. Due boccette di penicillina e una siringa. Sbrigati. Vai, su. Ovviamente le medicine servono per Joel. Fatto sta, regà, che è passato comunque del tempo. Certo. Ma me devo fidare, eh? Ci dobbiamo fidare davvero? Indietro. Regà, che in periodi come questo... Non si sa di chi ci si può fidare, ovviamente. Ci metterà un po'. Mm. Ti spiace se ci ripariamo dal freddo? Porta anche quello. Non lo so, non mi puzza, regà, pure se... Cioè, sarà il fatto che la situazione ti porta comunque ad essere diffidente, eh? Però mi puzza. E poi rimane il fatto che sto cervo, cioè, me so fatta il culo per cacciarlo. Ecco. Che cavolo. Sai, non dovresti andare in giro da sola. Non amo la compagnia. Capisco. Come ti chiami? Perché? Senti, so bene che non è facile fidarsi di due sconosciuti. Già. Mm? Chiunque sia il ferito, si vede che ci tieni. Sono certo che andrà tutto bene. Vedremo. Speriamo, mamma mia. Oh oh. E te pareva. E te pareva. Cazzo. Avevi un'altra pistola. Mi spiace. Ok, ora potrai riavere il fucile. No, hai la pistola. Io immaginavo che avesse un'altra arma nascosta. Ho fatto un po' di pratica. Penso che di quei tempi, regà, nessuno andrebbe in giro con un'arma sola, eh. Ok, dobbiamo tenerli fuori. Non lo trovino. Ma senti, copri le finestre. Ok. Copro le finestre, copro le finestre, copro le finestre. Con che cosa dovrei coprire le finestre? Con cosa? Con cosa? Ah, forse intendeva nel senso sparare? Devi sparare. Lo so, tesoro, ci proverò. Vediamo. No, ecco, appena sprecato uno. Ok. Oh, arriva da dietro! Da lì. Ok. Per equipaggiare una nuova... Ok, possiamo equipaggiare una nuova arma. Ecco, non abbiamo... altre munizioni. Oh, grazie. Non stavi scherzando. Come me l'ha lasciato? Spari meglio di me con quel coso. Grazie, grazie. Aiutami con questo. Sì, subito, subito. Ok, vai, 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 vai. Avanti, avanti. Il problema è quanti altri ne arriveranno. Oddio. Oh, che cavolo! Grazie, grazie amico, grazie. Ok, uno. Due. Oh, cazzo. Lascialo un po'. Mannaggia i clicker, mannaggia. Oddio, che ansia, raga, di situazioni queste, eh. Sempre tanta ansia. Ok, raccogliamo i colpi. Altri aspetti da questa parte. Li vedo. Magari vi hanno seguito. Sì, è quello che ha appena detto. Infatti, cosa che fai? Lo prendi a mani nude. Da in fondo? Da in fondo? No, direi di prendere prima questi che sono vicini. È bello. Ah, che bel volo indietro che ha fatto. Non stiamo vicini alle finestre, regà. Non ti avvicina. Oddio, gli ho fatto un headshot non voluto. Amico, che stai a fare? Oddio, attento. Mamma mia, non ho più colpi. Ok, uno, solo uno, solo uno. Te non ne hai, vero? Per caso dico, ok, vabbè, ecco, tanto... Grazie, grazie amico. Tanto ce li lasciano questi, ragazzi.
Ok, meno male che almeno rilasciano qualcosina di utile. Che è? Oh! Mamma mia. Fanculo, usciamo da questa stanza. E il cervo? Il cervo? Okay, piccola, di qua. Oddio, raga. Mi sa che a sto punto l'unica cosa saggia da fare è uscire. Apri le scale. Non me lasciare da sola con questi. Ok. Mi sa che non ci resta che uscire, no? Vero? Ok, Ellie, sì. Muovite magari. Di qua. Ok. Andiamo, dove andiamo, vai? Andiamo. Non ho mai messo piede. Chi lo conosce sto posto, voglio dire, eh. Via libera. Dai, forza. Di qua. Ti seguo. Ok. Vediamo un attimino, raga, se riusciamo a... Non preoccuparti per a me. A fuggire da sta situazione. Comunque, okay. Per ora... Resta vicina. Questo guarda tizio sembrerebbe essere fidato, però... Oh! Ehi, piccola, stai bene? Sto bene. Altri clicker. Benissimo. Usciamo da qui! Oh shit. Mo so guai. Oh cazzo, no. No, non ce la posso fare. No. Io non ce la posso fare, eh? Con questi altri in giro. Oh cavolo, regà. Sono abbastanza impanicata, diciamocela tutta, perché... fin quando i colpi durano, poi... Che famo? Ok, grazie. Stai amico. Bene? Sì. Eccoti. Sì. Forza, per a porta sì. Di qua. Andiamo. Ce la faremo? Per un pelo. A uscire da questa stazione di merda? Dobbiamo arrivare lassù. La scala fa il caso nostro. Ok, mi tiri tu su? Magari mi potrei aggrappare. Eh sì, mi devi tirare su, dai amico, qui. Forza. Aiutami a salire. Se non vado su io, qua mi sa che non ci muoviamo mai più. Qui, pronta? Mm-hmm. Sì, occhio. Vai. Op, forza. Ok. Speriamo di non fare brutti incontri, anche se... Ok, fai in fretta. Una stai attenta sensazione. A quei mostri. Grazie amico, grazie per il consiglio. Lo terrò a mente. Mi sa che devo per forza fare il giro della rega. Che di qua non si passa. Oddio. Eccone uno. È in arrivo. Ok. Benissimo, sì, guarda, okay. Benissimo. Ecco la scala. Oddio. Ok. Va bene. Arriva. Arriva, eh. Oddio, sta cadendo. Ah, ok, la sta prendendo lui. Pensavo stesse cadendo. Va bene. Andiamocene via. Forza. Sì. Io spero che l'uscita sia vicina. Andiamo. Da questa parte. Sì, lo so, amico, lo so. Basta che ce ne andiamo. Che già è abbastanza un incubo. Davvero. Va bene, vecchio. Vecchio. Cara, prima o poi ci arriverai pure tu a questa età, eh. Vabbè, questo qua ci avrà tipo l'età di Joel, credo. Oh, quanti bei materiali. Prendi tutto. E questo? Diavolo. Sembra che qualcuno li abbia già sfidati e abbia perso. Ah, cielo. Li stavo cercando, questi ragazzi. Frecce. Altri bei materialetti. Mi piace. Io cerco un'uscita. Sì, ho già... Di regola ho già preso tutto. Molotov, raga, mi stanno a dare un sacco di roba, veramente un sacco di roba. Allora ragazzi, visto che ci danno la possibilità di salvare qui, ovviamente dire che per ora e per oggi possiamo fermarci qui. Siamo comunque in una situazione parecchio difficile. Eravamo semplicemente andati a caccia, alla fine ci siamo ritrovati in un gran bel casino con un tizio che non conosciamo e non sappiamo manco se possiamo davvero fidarci di lui. In ogni caso, l'altro tizio dovrebbe tornare con l'antibiotico che ci serve e suppongo proprio che ovviamente sia per Joel, ma il mio pensiero è rivolto al fatto che comunque è passato tanto tempo, sarà passato almeno uno o due mesi, perché eravamo in autunno. Siamo in inverno e quindi da quanto tempo sto povero Cristo sta soffrendo a causa di sta ferita? Però mi rendo anche conto, ragazzi, che ovviamente i tempi sono quelli che sono e quindi Ellie comunque non aveva mezzi per poterlo aiutare. Quindi non oso immaginare le pene dell'inferno che avrà passato quel povero Joel, ragazzi. Quindi riprenderemo da qui la prossima volta. Questo video termina qui, grazie a tutti. Un bacione. E obdosh a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!